Adesso l'esercizio successivo è mettiamo diciamo, un livello di intensità maggiore, l'esplosione aumenta, dopo questo facciamo un movimento centrale, poi scende su 45 gradi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutto quello che ho detto per questo esercizio, vale anche per quest'altro. Tutto il resto da qui in giù non cambia, cambia solo dalla vita in su. Braccia mobile e lasciate girare bene, date quanto corsa all'escursione verso l'interno e verso l'esterno dell'ombra. Quindi braccio 1, 2. Altre volte l'atteggiamento finale delle mani può essere a taglio, a palmo, tutte e due, oppure una rovesciata verso la terra e una rovesciata verso il centro. Quindi sono i tre modi fondamentali: 1, 2, 3. Quindi posso colpire così, posso colpire con il palmo in questa maniera e posso colpire una lascia in questo senso e l'altra. 1, 2, doppio palmo, doppio taglio, uno in e uno yang. Sono i tre modi fondamentali. Utilizzando al massimo.
l'osso sacro e le cervicali come l'estremità di un'arma. Ogni volta quando colpisco c'è questo rotto. Lo zumbi, l'asse del palo, poi è ovvio e fa anche questo movimento e fa anche questo movimento. Allora, come vi ho detto altre volte, ogni esercizio ha una sua, diciamo, espressione nella parte strutturale, sia per quanto riguarda le ossa e le articolazioni e i legamenti, sia per quanto riguarda il dinamico strutturale, anche i tendini e i muscoli. Allora, aprire la colonna fisicamente significa anche aprirla energeticamente. Quindi se il tuo muscolo si apre, ci passa il cibo. Come il muscolo disteso fa affluire maggiore sangue, alla stessa maniera arriva più energia anche dal punto di vista di chilocalorie. Muscolo aprendosi richiama sangue, ossigeno e nutrimenti. E siccome il sangue oltre a trasportare l'ossigeno trasporta anche il maggior veicolo del cibo, quella cosa incomparabile che ti funziona la giornata. Ma che c'è? Ok, andiamo su. Il prossimo esercizio è liberare le anche in questo senso.